Proviamo che questo ruotiamo intorno all'asse Z. Ok, sì. Poi. Tu non devi perdere pazienza, va bene? Ah, individuano le linee, proviamo a vedere così. Object set origin to geometry. Perfetto, figo. Perfetto, perfetto. A parte che proviamo a fare link. Join control G forse. Sì, perfetto. Poi proviamo a vedere se questo ruota, questo non ruota insieme. Va bene, non voglio perfetto, non voglio cosa. Control G. Ora quello che non voglio è questo. Che strano. Che strano. Allora, diamo un certo colore a questo. No, allora ho sbagliato. Control G. Perfetto. Constrain. Proviamo a vedere se ha fatto qualcosa o no. Dopo andrò a imparare questa cosa qua. Ora, il mio scopo di ottenere questo pezzo era farti vedere che se qua prendiamo un piccolo cubo, dove è andato? Sì, ecco qua. Se questo cubo lo metto qua, evidentemente, allora questo deve ruotare leggermente così e di conseguenza, anzi facciamo questo, andiamo un po' indietro. E poi andiamo un po', ancora un po' indietro, perfetto. Tiriamo su questo pezzo, andiamo indietro e qua inseriamo perfetto, facciamo questo. Va bene, andiamo un attimo avanti. Questo G lo porto questo qui e qua di nuovo insert all channel, vediamo. Poi shift G. Perfetto. Tu hai visto qualcosa, giusto? Ora cosa facciamo? Facciamo che questo e questo lo controlliamo e quindi inseriamo di nuovo tutto. Ora vediamo un po' cosa succede. Ah no, è sbagliato. Vabbè dai, facciamo che. Ah sì, sono insieme. Ok, ho sbagliato allora. Ok, succede questo, allora. Nel momento in cui arriva questo pezzo, questo deve
ruotare così questo intero pezzo, no, questo pezzo, insieme a questo pezzo, devono essere più quest'altro pezzo, devono essere arrivati qua. Allora iniziamo a mettere questo. Ora torniamo indietro. E perché non ha fatto questo? Non importa. Ok, lo scopo mio era quello di farti vedere che se io in una bilancia metto un pezzo qui, devo, per far sì che questa mia bilancia torni a essere come prima, facciamo tornare tutto indietro. Mentre quando ave... questo. Come prima devo mettere esattamente un cubo anche da questa parte. Il peso del cubo, questo cubo, se questi due hanno lo stesso peso, solo in questa situazione farà sì che questo pezzo vada un po' giù, così, no? A parte, no, cercherò di fare qualcosa di figo a casa. Sì, essendo questo pezzo un po' grande. Ok. E qui, per far sì che questa cosa qua torni a essere come prima, cioè come adesso, così, devo far sì che anche questo sia abbastanza grande, esattamente grande come questo pezzo qua. Matematicamente significa, se io vediamo di inserire una roba come testo, è questo, e entriamo dentro, tipo, ingrandirò qui, x per 4 uguale a 5, posso entrare, eccolo qua, quindi prendo qui sopra e questo qua lo faccio diventare grande e ruotare intorno all'asse. Ehi, però, come mai? Ok. Poi ruotare 90 gradi. Intorno a 6, sono ancora 90 gradi, perfetto. Ecco quello che diceva, se adesso se voglio eliminare questo 4, che cosa devo fare? Devo dividere tutto questo con 4. Ok? Ma Sì. devo fare la stessa roba anche dopo l'uguale. Immaginiamo che questo è l'uguale. Anche il 5 deve essere diviso con 4. Va bene? Quindi adesso con questo qua, con questo 4 si divide con questo 4. Immagina che qui in mezzo c'è la divisione. E questo 5 è stato diviso con questo 4. Puoi pensare al contrario, che qui era x diviso 4. 4 e allora moltiplico sopra con 4. In quel caso qua sotto non ci sarà più questo 4, perciò, anzi, riscrivo perché magari tu puoi dopo confonderti. Se la situazione è questa, x fratto 4, Sì. partenza uguale a 5. Devi sempre pensare alla bilancia. Siccome voglio eliminare questo 4, devo fare x moltiplicato 4, ovviamente metto un puntino e riscrivo sotto, uguale a 5. Ma siccome ho moltiplicato con 4, significa che ho messo questo,
allora per bilanciare devo mettere anche questo, no? Non posso mettere questo. Sarebbe troppo grande. Deve essere esattamente Uguale. uguale. Iniziamo a cancellare questi qua. Così puliamo, eh. Ok, allora devo moltiplicare con 4 anche da questa parte dell'uguale. Questo per me, questa roba enorme che sta, è questo uguale. Quindi mettere questo significa moltiplicare con 4. Adesso questo 4 si semplifica con questo, allora mi rimane x uguale a 5 per 4 che fa 20. 20. Ok? Questo è il concetto di semplificare questa operazione. Questa si chiama un'espressione algebrica, si chiama equazione. Questa è una espressione algebrica. Si chiama equazione. Oppure quello che tu hai visto è un polinomio. Oppure un altro modo di vedere che vedremo in futuro è una funzione che dipende da x, quindi x uguale a 4x meno 5 che poniamo uguale a 0, perché porto questo 5 da questa parte e quindi cambia il segno. Ok? Penso di aver spiegato abbastanza per quanto riguarda come semplificare delle cose. Per ottenere solo x da una parte, qua invece con x potremmo avere altre cose. Per esempio, potremmo avere x e y che moltiplica 5 per magari z per 2. Se il mio scopo è di ottenere solo x e y per semplificare questo 5, cosa devo fare? Portare sotto. Portare sotto e non usare più questa frase. Devo dividere, devo moltiplicare, devo semplificare. Usa queste parole. Quindi per si... Ora devo dividere dividere con cosa? cinque. Quindi questa roba divido 5. Aspetta che scrivo bene perché è scritto molto male. E quindi qua, questo qua z per 2 e quindi Diviso 5. diviso 5. Chiaro, questo si semplifica con questo. Se invece fosse tipo y diviso 3 uguale a 7 o 6, cosa dovevo fare per semplificare questo 3? E Y Questo 3 è sotto, quindi y diviso 3. quindi si moltiplica per Quindi moltiplico con 3 di 6 3. per 3. Le sto facendo solo. Adesso chiudo questo.